Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Quindi ieri c'è stato delite Bayern Monaco Salernitana, detto Salamaricca. Ma io vorrei capire una cosa soltanto. Quando questo di qua all'aeroporto di Caselle dichiara non posso parlare, c'è ottimismo, non posso dire nulla. Giusto? Ok, quindi non ha parlato con nessuno. Questi 60 milioni che state parlando più bonus, da dove cazzo escono? Chi ve l'ha detto di questi 60 milioni? Chi? Se questo non si è neanche pronunciato. Dove esce questa cifra? Chi spiffera questi dettagli? Io divento pazzo. Io divento pazzo. Questo si sposta dalla Germania fino a Torino per dire ti offro 60 milioni, ma io non penso proprio, nella maniera più assoluta. Questo si sposta, secondo me, per chiudere l'affare, perché De Ligt ormai è un giocatore del Bayern Monaco. Le cifre, ripeto, spifferate così, io non ci credo. De Ligt per me ormai è un giocatore del Bayern Monaco, stop, chiuso. Perché io devo capire da dove vengono queste cifre. Se questo mi dice non posso parlare, ma c'è ottimismo. Comunque è tutto lì. Speriamo veramente che la cosa invece si faccia ufficiale in questa settimana, e così si può dare subito un colpetto al sostituto. E che vi devo dire, ragazzi, siamo sempre là. A me dispiace veramente, io con De Ligt avevo pensato di aver trovato il sostituto di Chiellini, per quanto riguarda età, per quanto riguarda lungimiranza, per quanto riguarda tutto quello che concerne un obiettivo a lungo termine, ma purtroppo non è andata così. E De Ligt, ripeto, mi smorza nella maniera più assoluta l'entusiasmo su Pogba e su Di Maria, il quale ieri in conferenza stampa ha dichiarato amore, 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 ma sono le frasi di circostanza che si dicono in queste situazioni. Come le dirà oggi Pogba? Perché è così. Ripeto, a me non mi interessa nulla, le conferenze stampa si possono mettere a ballare, a fare il tuca tuca, a me non mi interessa niente. Io voglio soltanto il campo, dal giorno 14 in poi di agosto. Io voglio l'inferno in campo. Tutte le chiacchiere bisogna tramutarle in fatti. Infatti, non mi interessa nulla. E ripeto, questo affare di De Ligt a me smorza, e non poco, anzi parecchio, l'entusiasmo su questi acquisti, che reputo buoni acquisti sulla carta. Ma sempre siamo sulla carta. Siamo sempre sulla carta. Il campo dirà poi la sua. La realtà, il campo, la posizione, il mister, perché poi c'è tutto quello che concerne una situazione alla Juventus. Una curiosità mi voglio togliere ancora. Siamo a un giorno, due giorni di ritiro, magari fra 3-4 giorni, poi magari queste cose le vedrò. Ieri ho letto un articolo, praticamente i giocatori del Tottenham come Kane, Son, forse qualcun altro, stramazzati al suolo, distrutti, annientati dagli allenamenti di Antonio Conte. Ma questo non lo sappiamo, come lui allena le squadre. Questa è una cosa, un'energia che poi si tramuterà in corsa sul campo. Vediamo come ci presentiamo noi. Comunque, ragazzi, ripeto, De Ligt è un giocatore, secondo me ormai, del Bayern,
ma le cifre che si vocifrano io non riesco a capire da dove escono, chi le fa uscire e da dove escono. Ci vediamo pomeriggio, ma se ci ingazzate fino alla fine forse di voi.